successo corsaro del turno inaugurale in quel di Miglianico ha confermato la bontà dell'organico allestito dal patron Santoro per il Nicola Galante Casalbordino, indicato tra le papabili al salto di categoria. La truppa, tornata nelle sapienti mani di mister Borrelli, cerca conferma anche davanti al proprio pubblico in una gara teoricamente abbordabile, ma da non sottovalutare in alcun modo, tanto più che i rivali odierni, i neopromossi dello Sporting Altino, puntano a fermare un'altra grande del girone C dopo aver bloccato sul nulla di fatto il Villa 2015 nella gara del turno inaugurale. Come da copione, i padroni di casa iniziano subito con un approccio votato all'offensiva, anche se i primi pericoli arrivano su palla inattiva. Dopo una manciata di secondi dal fischio d'avvio, Cardinale interviene di testa sul corner di Ramos, ma la sfera si spegne a fil di palo. 10 minuti dopo, stesse modalità e stessi protagonisti. In questo frangente, Cardinale affina la mira, ma l'estremo altinese risponde presente e dirotta in corner. Sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina, matura il meritato vantaggio casalese griffato da Conti, puntuale all'appuntamento con il corner calciato stavolta da Margagliotti. D'Amico ha poche possibilità di mettersi in mostra. Uno dei pochi interventi della sua personale domenica tra i pali si registra al 18esimo, quando blocca senza particolari affanni lo spiovente da fermo di Pasquini. Poco dopo, sull'altro fronte, Cianci pennella per Seimenovic, che si appoggia su un avversario prima di infilare nel sacco, ma il direttore di gara fa segno che la rete non è regolare ed è invalidata. Prima della mezz'ora il bosniaco del Nicola Galante se ne va d'imperio sulla fascia destra, senza nessuna opposizione consistente del pacchetto arretrato bianco-verde, fatta eccezione per l'attento Mainardi, decisivo per opporsi al diagonale del numero 7 giallo-rosso. Il primo atto va in archivio con il vantaggio di misura dei casalesi, che alla riapertura delle ostilità cercano di mettere al sicuro il successo. Dopo due giri di lancette, Mainardi è ancora decisivo per alzare sopra i legni il gran missile dalla distanza di Capitan della Penna. Il tiro al bersaglio prosegue con Margagliotti, che chiude lo scambio con Cianci e fa partire un gran fendente dal vertice d'area, che manda la sfera a schiantarsi sulla trasversale. I due attaccanti di casa si ripetono scambiando tra di loro. Stavolta la pennellata di Cianci arriva dalla destra allo stacco di Margagliotti, è puntuale ma impreciso. Al 16esimo Mainardi si conferma in gran spolvero, negando il raddoppio di squadra e personale a Conti, protagonista di una gran sassata dalla distanza. Il monologo della truppa di mister Borrelli prosegue anche al 24esimo, quando c'è spazio per un nuovo missile, stavolta di Margagliotti, ma l'estremo biancoverde risponde presente. Mainardi, sempre sul pezzo, non riesce ad evitare il meritato raddoppio casalese, che si certifica al 28esimo grazie a Cianci, il quale stacca perentoriamente e con tempismo sulla pennellata dal fondo di Ramos. Alla mezz'ora timide proteste locali in seguito all'atterramento di Lusi ai danni di Conti a ridosso dell'area altinese. 3 minuti dopo si registra il primo intervento di D'Amico a difesa della porta casalese, quando disinnesca il temibile traversone dal fondo di Tidian. L'ultimo acuto giallo-rosso si verifica al 35esimo, ma l'invitante suggerimento di Cianci per Margagliotti, appostato a centro area, non viene sfruttato a dovere da quest'ultimo, che calcia al lato. In pieno recupero si rivedono i ragazzi di mister Piccirilli, anche se il tiro cross di Dorsaneo non rimarrà sicuramente negli annali. In ogni caso i biancoverdi, pur se sconfitti, limitano i danni con i quotati rivali, che al contrario festeggiano per il secondo successo in altrettante gare, che vale il primato solitario del girone a punteggio pieno. Eccoci qua, niente, grazie mille per essere venuti, la vostra presenza è sempre gradita. È stata una partita difficile, perché giocare contro avversari che si chiudono non è mai semplice. Diciamo il risultato perfetto: 2-0, segnature di Cianci e di Conti. E la classifica è molto corta, ma siamo solo alla seconda giornata, quindi speriamo per il prosieguo. Ho visto una bella altinese, penso che ce la faranno a raggiungere i loro obiettivi. E al loro mister vanno i miei complimenti e da parte di tutta la società PD Casalbordino. Grazie mille. Buonasera a tutti. Sapevamo della forza del Casalbordino, ha un blasone di cui non dobbiamo stare qui a parlare. Abbiamo cercato di contenere il più possibile le loro forze, e ovviamente non c'è stata partita. Sono una squadra molto molto organizzata, con grandissimi giocatori, e abbiamo cercato di non disdegnare, facendo il massimo con le forze che avevamo. Dispiace solo aver preso 2 gol con un po' di superficialità in alcune situazioni che non dobbiamo assolutamente concedere agli avversari.
Certo, non stiamo parlando di un'altra partita, sicuramente tanto c'è divario tra noi e loro, però siamo felici che siamo usciti a testa alta. A un certo punto il Casalbordino ci stava anche un po' temendo, è ovvio che non abbiamo avuto occasione, quindi magari uno può dire sì, non hai calciato, ok, però nel complesso a un certo punto sul piano del gioco abbiamo perso un po' di metri e loro hanno dovuto indietreggiare un pochino, si stavano innervosendo e questo ci deve dare morale e spinta per le prossime partite, perché sappiamo che dobbiamo giocarcela con tutti. Poi ovviamente ognuno sa il proprio potenziale qual è, ma mai abbattersi o mai pensare prima di essere sconfitti. Allora, sono contento, però non mi faccio illusioni, so che c'è da lavorare tantissimo. Noi abbiamo una missione che è quella di innanzitutto dare un segnale innanzitutto a noi stessi, quindi essere bravi, essere, come dire, professionisti, professionali, rispettare tutti gli avversari e quindi lavorare per migliorarci sempre, e quindi alla fine, come dire, vorremmo che parlasse il campo per noi e noi, come dire, in silenzio cerchiamo di andare avanti. Allora, sono contentissimo della prestazione del gruppo e abbiamo fatto una gran bella gara, pochissimi errori, il gruppo si sta consolidando e si lavora benissimo durante tutta la settimana. Sappiamo che c'è tanta strada da fare, ma siamo partiti con il piede giusto.